Per gli amici di Sport a chilometro zero siamo con gli amici del gruppo sportivo Terontola, l'allenatore Claudio Pacciani e il direttore generale Giampaolo Marchi. Tanto Buonasera, grazie buonasera. per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Mister, domenica com'è andata? Ma domenica abbiamo perso 2-0 contro lo Stia, diciamo una partita che abbiamo fatto un primo tempo bello parecchio, abbiamo avuto 3 occasioni da rete, però non le abbiamo sfruttate, loro poco sinceramente. Nel secondo tempo siamo entrati in campo, dopo 10 minuti ci hanno fatto un 1-2 nei primi 10 minuti. E abbiamo fatto 2 errori dietro nella difesa, però poi ecco, ci siamo ripresi, abbiamo rilottato la partita, abbiamo cercato di accorciare il risultato, però non ci siamo riusciti. Giampaolo, è comunque un quinto posto, come dire, immagino che vi soddisfa e che è comunque da difendere. Sì, da difendere, come ti avevo detto a settembre, quando Sì, ci ci siamo visti, intanto. siamo visti a Grazie. settembre, e se erano partiti, il mister è qui per fare una salvezza tranquilla. Si è fatto un gruppo di ragazzi molto giovani, di tutti del paese, questo ci fa onore perché abbiamo riportato un po' di pubblico, quello che si voleva noi, allo stadio, e quindi sono vicini a noi. Quindi questo quinto posto ci va più che bene, però sai benissimo, quando sei lì Certo. ora ci piace anche far bene. Questo non nulla toglie a nessuno perché sia Claudio che i ragazzi hanno fatto un grosso spogliatoio, che ce la di grazia fino ad oggi, come io ho sempre detto, però ci va rimboccato le maniche e andare avanti partita per partita come se fosse una finale. Poi alla fine dei giochi vediamo quello che si può Ah, infatti, mister, come diceva proprio il nostro direttore, è qualcosa che ormai vi trascina, no? A questo punto fare. bisogna giocarsela, immagino Certo, anch'io. no, ma infatti, come ha detto il direttore generale, siamo partiti per una salvezza tranquilla. Poi siamo partiti veramente bene perché si è perso la prima partita all'11ª partita di campionato, per cui si era primi, secondi, terzi, insomma, ora siamo quinti. E niente, ogni domenica è una battaglia, una guerra e cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, naturalmente, senza dimenticare l'obiettivo di partenza. Certo. Quei ragazzi, ho avuto modo di incontrarli, di parlarci. Sì, vabbè, i ragazzi ci si incontra tutte le settimane perché, dicevo prima, si è fatto un grosso gruppo. Secondo me su queste categorie è importante fare gruppo. Claudio ha saputo, il mister ha saputo fare questo. Oltre a livello tattico e tecnico, Certo. ha saputo fare questo gruppo che è fondamentale per queste categorie. Con i ragazzi noi ci si vede quotidianamente, tutte le settimane, 2 o 3 volte, addirittura una volta a settimana si va sempre a cena. Quindi il bello è anche questo, perché in seconda categoria il bello è questo, incontrarsi e fare, come ho detto l'altra volta, portare più possibile gente del posto. Claudio ha accettato questo progetto, non è un progetto che finisce oggi, quindi ha accettato questo progetto, abbiamo messo le basi, piano piano cerchiamo di andare avanti, di fare qualcosa. Lavorare in prospettiva anche perché in questo modo, come dire, nasce quell'attaccamento alla maglia che probabilmente Certo. non solo nel calcio, ma nello sport serve alla base di tutto. Certo, no, è fondamentale penso, perché comunque poi siamo in seconda categoria, per cui prima di tutto ci deve essere il divertimento. L'attaccamento alla maglia è importantissimo, il gruppo secondo me poi alla fine può fare la differenza, anche se abbiamo una squadra normale, niente di che, però secondo me i ragazzi si stanno impegnando, sono cresciuti tantissimo e stanno facendo delle prestazioni veramente belle. Stiamo parlando di seconda categoria, ma parliamo anche, come dire, di una categoria dove il livello ultimamente è cresciuto. Sì, è cresciuto perché molti giocatori sono scesi di categoria, è cresciuto il livello soprattutto tecnico. È un grosso livello, anche domenica siamo andati a Stia, c'era 4-5 giocatori che hanno fatto la promozione e si vede notevolmente, però ecco, noi non abbiamo sfigurato, anche il pubblico onestamente è stato un pubblico delle grandi occasioni a Stia, sia di loro che di noi. Quindi questo è il bello del calcio e il bello della giornata. Poi è andata male a noi, però vabbè, questo è il Certo. calcio. Adesso mister, bisogna preparare la prossima sfida. Eh sì, ora domenica abbiamo una sfida in casa e dobbiamo cercare di prepararla al meglio perché vogliamo ottenere 3 punti, sono Fate tre allenamenti a settimana importanti. 3 allenamenti a e quindi settimana. bisogna Bisogna lavorare, sono, lavorare, sì, stasera evitare i tempi abbiamo. morti, perché poi ultimamente anche il tempo non è mica era molto. Infatti sono contento perché sembra che questa settimana siano risalite le temperature e almeno si può lavorare meglio sia atleticamente ma anche tatticamente, perché insomma la partita di domenica è importante e bisogna prepararla al meglio. Prima del prossimo match, cosa pensa di dire ai suoi ragazzi? Ma niente, niente perché, ripeto, domenica hanno dato tutto, si è fatto 2 ingenuità grosse difensive, ma questo Certo.
non vuol dire niente. Siamo una squadra, esatto, bravissimo, siamo una squadra giovane. Questo si parlava col mister, perché il mister tutti i lunedì, perché la domenica sera meglio di no, tutti i lunedì si sente e si fa il punto della situazione. Quindi si parlava col mister, siamo una squadra giovane, anche domenica siamo una squadra di media 22 anni, 21. Quindi purtroppo gli errori esistono anche per questo, però va benissimo così, siamo contentissimi del lavoro che ha fatto Claudio fino a oggi e sono convinto lo farà in futuro e sono contento del gruppo che si è creato. Quanto riguarda la formazione, il gruppo squadra è al completo o ci sarà qualche defezione? No, domenica ci saranno un po' di defezioni, ci saranno. Quindi c'è da lavorare in più? Eh sì, perché domenica si è fatto male anche un altro giocatore in campo, per cui dobbiamo lavorare di più e magari riprovare alcuni movimenti tattici, però insomma chi giocherà non c'è nessun tipo di problema. Anche domenica avevamo due infortunati e due squalificati, però non si sono visti la loro assenza, perché la forza di questa squadra è che tutti possano dare il loro contributo, tutti comunque lavorano sempre, si impegnano, per cui quando vengono chiamati in causa ci sono sempre, insomma. Per concludere, cosa possiamo aggiungere? Niente, noi come società, come ti avevo detto a settembre, siamo ripartiti, siamo una società giovane, siamo ripartiti con delle ambizioni normali di crescere la società, di far crescere i ragazzi del posto. Ci stiamo riuscendo piano piano, Antonio, non è una cosa facile, ci vuole del tempo, si è messo delle basi, come ho detto al mister, piano piano si va avanti, l'importante è crederci sempre nel lavoro e crederci quello che si fa. Lo stanno facendo sia a livello tecnico che i ragazzi, quindi noi siamo contentissimi e fiduciosi di questo. E poi il lavoro alla fine paga sempre. Sì, no, da soddisfazione poi a un allenatore vedere i movimenti in campo che si sono provati durante la settimana. Però ripeto, c'è un grande gruppo e tutti si impegnano sempre al massimo, tutti si impegnano, danno sempre il massimo, per cui io sono contento. Immagino che quelli davanti tutte le partite le vogliono giocare. E certo, anche perché c'è molta concorrenza, perché non è che c'è molta differenza tra un giocatore e un altro, e mi piace anche questo. Per cui è sempre uno stimolo anche agli allenamenti di farsi vedere, di impegnarsi di più, però ecco, sono veramente soddisfatto del gruppo che mi hanno dato da allenare. Ci credo, e io vi ringrazio. Ringrazio l'allenatore del gruppo sportivo Terontola, Claudio Pacciani, e il direttore generale Giampaolo Martini. Come ringrazio il ristorante Miura che ci ha ospitato, il ristorante Miura, via 7.7 Arezzo. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi.